Egli, ma vi ripeto in tutti i modi. Una volta mi ha impedito di concludere un affare per 1 milione. Ha goduto per le mie perdite, gli ha dileggiato i miei guadagni. Ha disprezzato la mia razza, ha intralciato i miei buoni affari, ha allontanato da me i miei buoni amici e mi ha essato contro i nemici. E tutto questo per quale ragione? Perché sono un ebreo. E dunque, non ha forse occhi un ebreo? Non ha mani, organi, membra, senso, affetti o passioni? Non si nutre forse egli dello stesso cibo di cui si nutre un cristiano? Non viene ferito forse dalle stesse armi? Non è soggetto alle sue stesse malattie? Non è curato e guarito dagli stessi rimedi? E non è infine scaldato e raggelato dagli stessi inverni e le stesse estate che un cristiano? Se ci pungete, non versiamo forse sangue? E se ci fate il solletico, non ci mettiamo forse a ridere? Ah! E se ci avvelenate, non moriamo? Se siamo uguali a voi in tutto, dovremmo rassomigliarci anche in questo. Se un ebreo fa un torto a un cristiano, a che si riduce la mansuetudine di costui? Nella vendetta. E se un cristiano fa un torto a un ebreo, quale esempio di sopportazione gli offre il cristiano? La vendetta. La stessa malvagità che ci insegnate sarà da me praticata. E non sarà certo difficile che io riesca persino ad andare oltre all'insegnamento!